Buongiorno ragazzi e benvenuti a un altro video e questo sarà il primo video tecnico da un pochino di tempo. Voglio veramente tornare alle roots di questo canale, darvi un po' di consigli utili e soprattutto parlarvi un pochino del nuovo approccio che ho sviluppato diciamo nell'ultimo anno in cui non ho nemmeno fatto tanti video informativi. Oggi volevo parlare della cosa principale, la cosa numero uno che dobbiamo fare quando siamo in definizione. E no, non sono le cose classiche che già sapete se state guardando questo canale. Probabilmente già sapete, per bruciare i grassi dobbiamo stare in deficit calorico, perché senza il deficit calorico letteralmente non riusciamo a bruciare i grassi, quindi prima di tutto il deficit calorico, già lo sapete. Numero 2, dobbiamo impostare un sufficiente apporto proteico, soprattutto se vogliamo mantenere massa muscolare e non semplicemente perdere peso, ma proprio bruciare i grassi e provare a mantenere il più possibile la nostra massa muscolare, così che fisicamente stiamo migliorando e non stiamo solamente, diciamo, perdendo peso. Sufficiente apporto proteico a un minimo di 1,6 grammi per chilo corporeo secondo le ultime meta-analisi. Non c'è per forza di cose bisogno di aumentare l'apporto proteico a tanto oltre, però se vogliamo essere sicuri un 2 grammi per chilo corporeo come minimo proteico può essere un'ottima soluzione. E numero 3, sappiamo che dobbiamo seguire un programma di allenamento pesi in cui stiamo sovraccaricando o applicando il sovraccarico progressivo. Dobbiamo migliorare di seduta in seduta o come minimo mantenere la performance. Queste tre cose le sappiamo, probabilmente le state già facendo, ma qual è la variabile del successo di una fase di definizione? Dopo tanti anni, dopo tanti tentativi, ormai sto già alla quarta, quinta volta che faccio una fase di definizione, la cosa più fondamentale di tutte è riuscire a trovare un approccio sostenibile che ci faccia stare in deficit calorico protratto per 2, 3, 4 mesi o comunque per il lasso di tempo di tutta la definizione. Quello è il vero segreto, quello è la vera difficoltà. Come riesci a sostenere il deficit calorico? Perché un conto è sapere che devi mangiare di meno. Perfetto, lo sai. Sai che devi mangiare di meno e che se vuoi puoi aggiungere un po' di attività tipo cardio, perché più ti muovi, più calorie bruci e quindi magari riesci a creare quel deficit calorico non solo tramite la dieta, ma anche tramite l'attività fisica. E magari all'inizio di un percorso di definizione puoi semplicemente ridurre le tue calorie sotto il tuo fabbisogno giornaliero calorico. Se tu vuoi una stima, puoi tranquillamente utilizzare il calcolatore che trovi sul mio sito gratuitamente e poi magari più in avanti puoi iniziare ad includere anche del cardio per facilitarti, perché chiaramente non sarà, diciamo, le calorie che imposterai all'inizio del percorso di definizione molto difficilmente resteranno identiche per tutta la definizione. Per alcuni di noi è così, ma per altri che abbiamo magari un metabolismo che si adatta, il deficit calorico di prima non sarà più un deficit calorico magari dopo 3, 4, 5 settimane, quindi dovremo apportare delle modifiche riducendo le calorie, oppure riducendo le calorie e includendo un po' di cardio, oppure includendo più cardio. Queste, diciamo, sono le tre opzioni. Ma questo è tutto facile, la cosa più difficile. Perché le persone non riescono a avere successo e non riescono a bruciare tutto il grasso che vogliono, non riescono a ridurre la propria percentuale di body fat come vogliono, è perché a una certa iniziamo ad avere fame. Quella è la cosa più importante, perché ovviamente abbiamo anche dei livelli di energia un pochino che vengono impattati, ma su quelli non penso che ci sia, diciamo, un impatto così negativo. La cosa veramente principale è che iniziamo ad avere fame e inizia ad essere sempre più difficile restare a dieta e rispettare le calorie. E per me è stato così in passato, riuscivo sempre ad arrivare a una certa condizione, ma mai veramente alla condizione che speravo. Per quale motivo? Perché a una certa avevo più fame. Quindi l'unico modo per garantire successo è trovare quel modo, trovare quella dieta per te. E quando parlo di dieta intendo anche il numero di pasti giornalieri. Noi sappiamo che tu puoi mangiare dai 3 ai 6 pasti giornalieri a preferenza, ma se tu sei una persona con un appetito più grande, magari fare 6 piccoli passi non ha molto senso. Magari è meglio fare 3 pasti, però più consistenti. Metti ad esempio, c'hai 2000 calorie da consumare, 3 pasti sono tipo quanto sono? O, sì, 700 calorie più o meno, 600 qualcosa a pasto, e questo è meglio che magari fare 6 piccoli passi da 300 calorie. Quella è una cosa principale che dovrai vedere tu in pratica. E tutte queste altre piccole cose. Se a te non ti piace la dieta che stai seguendo e ogni 2x3 sgarri, sarà difficile restare a dieta, sarà difficile continuare sulla definizione e raggiungere il tuo obiettivo. Quindi devi fare di tutto per riuscire a trovare il modo in cui mangi, ovvero impostare proprio come imposti la tua dieta e anche la scelta dei cibi che fai. E a una certa inizia a diventare che devi capire dove vuoi sacrificare, cosa vuoi sacrificare e cosa invece devi mantenere identico se vuoi riuscire a bruciare tutto il grasso. Cosa intendo con questo? Tu ovviamente
se segui la dieta flessibile puoi includere qualche sfizio qua e là, ma inizia a diventare un gioco di cosa vuoi sacrificare. Veramente preferisci prendere 200 calorie, ad esempio, di un piccolo gelatino, di un piccolo snack qua, rispetto a prendere magari 200 calorie da frutta e yogurt, che è un volume molto molto maggiore? Lì è quando inizi a dover fare appunto questi piccoli sacrifici, questi piccoli check mentali, e magari all'inizio della fase di definizione puoi semplicemente, puoi tranquillamente includere cioccolato e altre cose così. Più avanti vai, più riduci le calorie, più diciamo ti avvicini al tuo obiettivo, più diventa difficile magari giustificare 200 calorie di cioccolato sono tanto così, oppure 200 calorie che possono essere due mele e una bella porzione di yogurt col dolcificante che mi sazia molto di più. Quello è il segreto: provare a trovare il modo che ti viene fattibile stare in deficit calorico. Accettare un po' di fame, perché un po' di fame sarà inevitabile, ma magari iniziare a fare delle scelte più voluminose, più sazianti, iniziare ad includere più verdura, più frutta, magari anche gli shirataki noodles, che sono gli praticamente i noodles a zero calorie cinesi. Tutte queste piccole cose qua, devi trovare il modo che ti piace mangiare, devi trovare una dieta sostenibile e soprattutto devi trovare il modo perfetto per minimizzare gli attacchi di fame. Quello è l'unico modo per avere successo su una definizione. Quindi ci sta che tu hai un coach, che hai una nutrizionista che ti dice segui questo, ci sta che magari c'è la motivazione alta per le prime 2-3 settimane e vedi effettivamente perdi peso, ma più continui, più ti avvicini al tuo obiettivo, più il corpo vuole veramente mantenere le riserve di grasso invariate, e veramente inizierai a lottare contro il tuo corpo, ed è lì che lo devi un attimino fregare. Ogni singola, diciamo, decisione che fai la puoi fare, ma sappi che comporterà appunto qualche piccolo sacrificio. Puoi benissimo includere degli sfizi, ma dovrai veramente pensare se ne vale la pena in termini di fame, e quello è una cosa che dobbiamo essere consapevoli e che devi essere consapevole. E anche per me, in tutte le definizioni passate, ho sempre avuto un punto dove riuscivo a bruciare grassi e perdere peso fino a una certa, e poi mi diventava molto molto più difficile, e lì è quando qualcosa, magari se vuoi continuare, deve cambiare nel tuo approccio. Devi iniziare a capire che avrai fame e che probabilmente le scelte che devi fare saranno un pochino diverse. Questo era il video di oggi, spero che sia stato utile, molto semplice, però questa è la vera difficoltà di un trio di definizione. Non è il fatto di stare in deficit calorico, non è il fatto di sapere come impostare le proteine, non è il fatto di allenarsi, è il fatto che tu a una certa sai che devi accettare che il tuo corpo ti lavorerà contro, avrai più fame e quindi devi iniziare a fare delle scelte più consone al tuo obiettivo. Qualche sacrificio qua e là probabilmente dovrai farlo. E sì, questo è tutto. Se hai altro da aggiungere, mi raccomando, lascialo qua sotto nei commenti, aiuta anche altre persone. Spero che sia stato abbastanza interessante come video. Se è così, lasciaci un like, ti apprezzo un sacco. Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre, keep improving. Ciao ragazzi.